è un gioco, uno strategico a turni, quindi già non è facile. Ok, ci sono tutti i vari difficoltà, che come suggerisce il nome, si basa sul formare la tua civiltà ed è pieno di riferimenti storici a tutti i grandi leader del passato. No, non c'è Mussolini, c'è la mod per Mussolini, se volete. Però al di là di questo, dove tu praticamente devi far crescere la tua civiltà dall'età della pietra fino all'epoca moderna e vincere rispetto alle altre civiltà, che non vuol dire uccidere tutti, vuol dire vincere anche per diplomazia, per scienza, per cultura. Sono tanti modi di vincere, è molto bello e molto articolato come gioco. Allora, Doran's Ring fa cagare, quindi mi sa che starterò con un altro oggetto, sapete? Il cool. Bene. Fai dire che un champion con l'Ignite abbia perso uno con il TP. L'han tolto il Lethal Tempo, l'han tolto. Lethal Tempo era carino. Bene, wake up samurai. Perfetto. Ma c'è l'autoattacco su sto account, what? Ma che cazzo? Me ne sono accorto adesso. No, l'han tolto e basta, come anche il Predator. Infatti, delle grandi perdite, purtroppo. Ok. Ok. Non che io possa far nulla per questo gank. Capisco che tal tempo va il Predator. A me dispiace che tolgano anche le cose. È che dice nessuno lo giocava, era diventato parte, boh, nessuno giocava. Sì. Sicuramente era giocato poco, ma ci sono altre rune giocate poco. Ok. Era carine, cioè, perché comunque davano spazio a più creatività. Quello sì. Ma sto Yuzu attacca, non dasha, non fa niente, cioè. Tira soltanto le Q, basta, non fa nient'altro. Yuzu infatti, ma l'ha sbloccata lei, cioè. Se poi mi tira il Windwall. Lui deve essere uno di quelli che fa il Windwall ai colpi di torre. Si sa mai. Ok. No. E niente, si sta qua, ragazzi. Doggiato. Gesù, distanza da Covid proprio. Vediamo, vediamo. La Nintendo Switch con lo scafo.
38 oh, mesi questo. Stasera serata a tema Napoli. Pattume ovunque. Gesù ha fatto la E, quindi l'ha sbloccata. Ma che è tutta sta gente? Ma cosa ci fai qua? Ding 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 ding. Ding ding ding. Ti piace Swain come champ? Non tanto. A me i mage in generale non piacciono. Niente. E Gesù sta lì. E Gesù sta lì. Gabri Nappa, grazie mille del sub, carissimo. Molto gentile. Sta lì lui. Sta lì. Wake up samurai, wake up brother, davvero. Svegliati. Ok, mi sa che Ekrim va top, va qua. Michele, l'ho pure rubato. Bene. Back. Ho fa ridere che ho preso, cioè nello stunnare Ekrim ho preso anche un ho preso anche un void grab. Manco me ne ero accorto. Yasuo fa la challenge never back. Challenge no back. No back, no item. No, mi sa che è andato back, ce l'ha fatta. Secondo voi Ekrim è tornato a farsi quelli? Sì. Ci volevo andare, infatti. Ora andrà top. Eccolo. A parte che Mord è così forte come champ che Ekrim non ha speranze. Infatti. È uscito con la stessa vita di quando è entrato. Tutto bene, Tommox. Qualcosa scala di Mord, gli autoattacchi, come tutti i campioni. Solo quelli, però. No, di base no. Sta lì, non fa nient'altro. E questa è la mid lane, ragazzi. Suona il flauto lui. Poi gli piazzo una giga wave e poi vado a fare un giro. Se no. Mamma gallina. Mamma gallina! Eccomi, ho pingato 700 volte. Vabbè, mi ha preso un flash. Tanto dovevo andare back. Che noia sto Yasuo, ragazzi. Vabbè, abbiamo fatto un po' di danni. È che... Oh.
Vabbè, penso si killi tu. Ah no, non è... Ok. Pensavo fosse Mordekaiser. Lui non penso si killerà tutti, purtroppo. Però io mi killo la torre, o comunque buona parte di essa. Ora che la W di Jax picchia le torri, diventa molto forte. Guardate qua. Guardate che pizze. Che pizze al sugo. Capisco. Ekrim sa qualcosa che noi non sappiamo. Ekrim è partito di test per un attimo. L'ho visto in tantissimi. Oh, ma guarda che è Ciao tornato. Ciao Fieric, mi spiace un sacco per la nonna fiera. Spero vada tutto bene ed UIN grande in bocca al lupo. Grazie mille, caro. Tutto bene, tutto bene. Grazie mille del resub. Bentornato, oltre. Dodge. Inutile che vado bot, il mio support sta dormendo in base. Sta facendo una bella dormita. Dimmi che è lì che suona il flauto. No, pensionato back. A che mi frega se vengono mid, ma che vengano. Karim. Vabbè, ci hanno tutto guardato questi. Ok, andiamo back. Ci prendiamo la Lich Bane adesso. Ma questo voi lo sapevate già. Lascialo stare! Come faceva a morire da Ekrim sto tizio? Scusate, ma si può davvero morire da quell'Ekrim? Cosa mi sono perso? Lui sta lì e suona. Questo è il suo gameplay, il suo gaming. Oh, ma questi hanno poca vita. Ne hanno poca. Ancora meno. Doink! La mossa dello slurf. Q in testa al nemico. Fine. Yasuo è qui. Col suo solito assist da inizio game. Bene.
prossimo è quello giusto. Dove mi sa che ce ne andiamo? Perché non possiamo bloccargli gli attacchi. Un punto a caso, qua. Leech presa. E hanno surrendato. Minuto 15, preciso. Ottimo. Runaco su Jax, dici Lelo Blades. Praticamente ogni tot secondi si riattiva e i primi 3 auto-attacchi che tiro su un nemico hanno l'attack speed molto alta. Quindi approfitto per usare bene la passiva di Jax, che al terzo colpo fa danno. Quindi salto su un nemico e fa ta-ta-ta, così. Il microfono non c'è perché è andato a puttane. Buonasera, poveri. Grazie, Riax. Come stai, bello? Grazie mille. E bentornato tra noi. Eppure questo l'abbiamo fatto. Danni? Ne abbiamo fatti un pochino? E ne ha fatti di più il top laner. Rasga.